E poi una domanda un po' alla Marzullo. Sì. Che domanda ti piacerebbe che ti facessi? Quanta voglia hai di cantare in questo momento? Quanta voglia hai di cantare in questo momento, Tony? Anche subito. Anche subito. Fammi fare due domande e poi ti lascio tutto lo spazio, sì, e naturalmente alle tue fans che sono qui, alcune già anche dalle 2:30, quindi ti seguono. Scusate. Dicono la maggior parte che sei bellissimo, ma anche bravissimo. Però, e che sembri, mi hanno detto, perché non ti conoscevano di persona, ma io le assicurate che è così, perché... No, che sei veramente, sembri una persona a modo, e su quello meno male, è una persona vera, che penso sia il complimento più bello che ci possa essere per un artista anche, no? E per un uomo. Sì, che io dopo questa impressione sono contento, anche perché sono sempre stato così, dall'inizio, da prima X Factor, dopo X Factor, dopo Sanremo, quindi per fortuna non ci sono stati cambi di umore. E allora noi ti gridiamo a gran voce, non cambiare, Tony, ci piaci così, ci piaci! Ogni riferimento è puramente casuale. Sei bello, hai talento. Ecco, hai talento. Grazie. Mi viene da chiederti, ce l'hai un difetto? E se sì, quale? Diccelo, siamo curiosi. Sono rompiscatole, ma quello di più. Pesanti, sono abbastanza pesanti. Poi il testardo. Testardo? Testardissimo. Può essere una cosa sicuramente positiva. E poi sincero, perché sincero a volte può essere anche un bel difetto, perché dico le cose così purtroppo in faccia, a volte faccio anche delle figuracce. È giusto, è giusto così. Purtroppo. Contro l'ipocrisia, ma chi se ne frega, via la maschera e così sia, no? Sì. Quindi sono tanti difetti. Sono difetti, ma non sono difetti, perché poi ti aiutano ad avere la costanza che serve in questo mondo che non è per niente facile. No, a volte ci delude e bisogna avere la costanza di provare e riprovare, no? Come è successo anche con Ama Calma e poi infatti, dopo... A me è successo dopo X Factor, comunque mi sono ritirato a scrivere, quindi un po' a ricercare, ecco, forse me stesso e comunque quello che volevo fare, e poi niente, siamo arrivati a Sanremo, quindi comunque le gratificazioni arrivano sempre dopo. Quindi Sanremo è l'inizio, non è sicuramente un traguardo, andremo avanti a fare altre cose. Quindi sicuramente, sei giovane, il talento ce l'hai, non ti mancheranno le occasioni. E c'è qualche persona a cui vorresti dire un grazie di quelli proprio stratosferici? Le persone che anche loro, per esempio, quindi anche tutte le persone che sono qua, sembrerebbe scontato, però è vero, l'anima di questo lavoro sono le persone, a fin dei conti, che comunque le persone che comprano il tuo disco, acquistano la tua musica, ti ascoltano soprattutto e riescono ad emozionarsi insieme a te. Quindi le persone, poi al mare aperto, la mia famiglia soprattutto, che mi è stata sempre vicino. Io vivo da un anno, comunque da un anno e mezzo a Milano, quindi sono un po', ecco, strappato alla tradizione napoletana, che noi che essendo di Napoli siamo per famiglia. Quindi qualcuno di Napoli. E dunque, se avessi il potere adesso, un potere magico da supereroe, e avessi la possibilità di cambiare qualche cosa che proprio non ti piace, che cosa cambieresti? Parlavamo prima dell'ipocrisia, eliminerei tutte quelle, a volte sai, qualcuno vuole passare per quello che non è, però cercherei di eliminare un po' questa falsità che c'è forse in qualcuno, a volte io sono stato molto illuso tante volte e ci sono rimasto male, quindi veramente è brutto quando una persona appare per quello che non è, quindi eliminare un po' questo, e poi eliminare la guerra, eliminare la fame nel mondo, eliminare un sacco di cose, tutte le cose temi. Sì. Facciamo un applauso per Tony, perché veramente c'entra nel segno, si vede proprio che sei una persona così vera.